Buongiorno, benvenuti a Luca Ed, settimana partita già con delle sorprese, vista la decisione del cartello OPEC Plus di diminuire la produzione di petrolio da maggio per un ammontare pari a 1,16 milioni di barili al giorno. Solo l'Arabia Saudita diminuirà la propria produzione di 500.000 barili al giorno. Questa decisione è stata presa per permettere ai prezzi petroliferi di risalire rispetto ai minimi che aveva segnato qualche settimana fa e ritornare ampiamente sopra gli 80-90 dollari al barile. Insomma, alcuni stanno già ponendo come obiettivo i 100 dollari se il cartello dovesse continuare con questa strategia per riportare verso l'alto i prezzi petroliferi. In mattinata abbiamo subito visto e le quotazioni del petrolio salire di quasi 6 punti percentuali, sia il WTI Light Crude sia il Brent, proprio per questa decisione e questa scelta di diminuire la produzione dei prezzi petroliferi e di far rialzare quindi il prezzo del greggio comporta anche dei timori da parte degli investitori su un ritorno delle pressioni inflazionistiche. Dopo che avevamo visto nella scorsa settimana che le pressioni inflazionistiche per quanto riguarda con la inflazione headline, quindi compresi sia gli energetici e gli alimentari, aveva mostrato un fortissimo rallentamento, ecco, questo potrebbe riportare l'inflazione headline ancora su livelli alti. Sappiamo che già l'inflazione core, quindi esclusi gli energetici e gli alimentari, è in maniera persistente su livelli alti, quindi potrebbe portare insomma anche le banche centrali a rivedere le proprie strategie monetarie nelle riunioni di maggio. Altro elemento significativo è sempre il settore finanziario, cioè il grande focus sul settore finanziario. Oggi sono arrivate notizie negative per quanto riguarda Blackstone, che ha avuto qualche richiesta per quanto riguarda un proprio fondo di real estate. Altro tema è il caso UBS Credit Suisse, sono uscite indiscrezioni su un possibile importante taglio di posti di lavoro per quanto riguarda la nuova entità, ma soprattutto che la procura Svizzera ha deciso di aprire un'indagine sul processo di integrazione, sul salvataggio d'emergenza da parte del governo, da parte di UBS, da parte dell'autorità della FINMA. Ecco, vedremo ecco, se ci saranno ecco, delle questioni irrisolte, soprattutto probabilmente si discuterà anche per quanto riguarda il famoso azzeramento dei bond AT1, Additional Tier 1. Altro tema interessante, sempre di questa prima giornata di borsa, è stata la pubblicazione degli indici PMI per quanto riguarda sia soprattutto in Europa, dove hanno mostrato un leggero miglioramento rispetto agli indici flash, ma rimangono ben al di sotto rispetto ai valori degli ultimi mesi. Hanno segnato un minimo per quanto riguarda l'Eurozona degli ultimi 4 mesi. Per la precisione, l'indice PMI manifatturiero dell'Eurozona si è attestato a 47,3, quindi che mostra quindi contrazione delle attività manifatturiere, quindi migliore rispetto a 47,1 della stima flash, ma molto inferiore rispetto ai 48,5 del mese precedente. Male la Germania, nonostante ha mostrato ecco, un leggero rialzo rispetto alla stima flash, ma siamo a 44,7. Benino l'Italia, che invece si continua a rimanere sopra i 50 punti, quindi mostra un'espansione per quanto riguarda le attività del settore manifatturiero. Per quanto riguarda questa settimana sarà interessante quindi anche valutare gli indici PMI del settore dei servizi. Il dato più importante sarà pubblicato venerdì, quando saranno un po' molti scambi, saranno molto ridotti, visto la chiusura di alcuni mercati finanziari in prossimità delle vacanze pasquali, però il report sul mondo del lavoro sarà molto importante, il report sul mondo del lavoro degli Stati Uniti ovviamente, con la pubblicazione dei dati sui non-farm payrolls, tasso di disoccupazione, tasso di partecipazione della forza lavoro,
e crescita dei salari. Ecco, soprattutto la crescita dei salari sarà determinante per avere ulteriori indicazioni su quali saranno le prossime mosse della Federal Reserve, perché al momento siamo veramente quasi a un lancio della monetina per quanto riguarda la decisione sui tassi di interesse, se rialzarli o no di 25 punti base nel meeting di maggio. Quindi ecco, questo chiude un po' la panoramica degli appuntamenti macro della settimana. Passiamo alla rubrica Winners and Losers per quanto riguarda le performance della scorsa settimana. Tra i vincenti abbiamo gli indici europei e statunitensi, tra le valute l'euro e la sterlina. Molto bene anche le criptovalute, il petrolio è rimasto, ha mostrato un fortissimo guadagno ancora di più questa settimana, tra i metalli preziosi l'argento, tra le soft commodities la soia. Tra i perdenti il volatility index, visto l'allentamento delle tensioni sul settore finanziario, male anche lo yen giapponese che ha perso terreno contro le altre principali divise internazionali e tra le commodities il legname. Passiamo adesso all'analisi grafica andando a vedere il Germany 40, Germany 40 che mostra un leggero ribasso a inizio settimana. Al momento è un ribasso ancora fisiologico dopo i forti rialzi che ha mostrato dal 20 marzo in poi, dove ha mostrato una tendenza rialzista significativa che le hanno permesso anche di superare alcune resistenze importanti in area 15.600. Siamo proprio su questi valori in questo momento che parlo. Rimane sempre quell'obiettivo a 15.700. 709 che rappresenta il massimo del 7 marzo, massimo del 7 marzo e massimo annuale che solamente se superato potrebbe dare spazio ai prezzi per allungare verso obiettivi più ambiziosi, posti almeno in area 15.966, ovvero i massimi di inizio metà gennaio 2022. Per quanto riguarda ecco, i supporti, invece, il primo supporto significativo sono i minimi della seduta dello scorso venerdì in area 15.500, perché rappresentano anche all'incirca i massimi che aveva segnato nella seduta di lunedì 13 marzo. Quindi sicuramente è un livello da tenere d'occhio. Supporto di breve, che però se violato al ribasso potrebbe portare al prossimo sostegno in area 15.300. Passiamo ora a vedere il cambio euro-dollaro che si muove verso l'alto, quindi l'euro rimane forte, ma anche qui c'è una resistenza fondamentale da superare, perché altrimenti c'è il rischio di arrivare a questa resistenza e poi tornare indietro, come ha già fatto il cambio euro-dollaro per ben tre sedute, sia il 23 marzo, sia il 30 marzo, sia il 31 marzo. E sto parlando della resistenza in area 1,09 e 30, che ha ostacolato proprio la corsa verso l'alto delle quotazioni della coppia valutaria. Quindi solamente una perentoria vittoria al di sopra di questa resistenza potrebbe permettere al cambio di allungare almeno verso 1,10 e 33, che è il picco segnato il 2 febbraio. Per quanto riguarda i supporti, il primo supporto molto significativo è abbastanza lontano, è a 1,0760, ma rappresenta i massimi del 15 marzo, e insomma anche al momento è l'area di transito della media mobile a 21 periodi, quindi sicuramente è un livello molto interessante. Quindi se ci si mantiene sopra questi livelli, si mantengono comunque inalterate le prospettive rialziste di breve periodo. Sotto 1,0760, ecco che il quadro tecnico incomincerebbe a cambiare e ci potrebbe essere un preludio almeno verso una discesa a 1,0630. Con questo è tutto, grazie mille della partecipazione.